Ciao a tutti, oggi in questo tutorial vedremo come si lavora la maglia semplice, la maglia base all'uncinetto tunisino. Quello che spesso, la maglia che spesso viene chiamata punto tunisino. Ho diviso in tre parti l'inizio, cioè inizio, la maglia di base e separerò anche la fine, perché come all'uncinetto normale l'inizio è sempre lo stesso. Quindi serve un tutorial che vi spiega l'inizio. La fine, come chiudere, è spesso lo stesso, quindi farò un tutorial anche per la come chiudere il lavoro. E oggi ripeterò l'inizio e il modo di lavorare questa maglia. Prima di iniziare vorrei spiegare una cosa. Come si tiene l'uncinetto tunisino? Che è questo, no? Bello lungo, con questo fermamaglie qui alla fine. Adesso, la cosa più importante è tenere l'uncinetto come fa più comodo a voi per poter lavorare. Questa è la cosa principale. Poi esiste un modo per tenerlo, ma anche qua subentra la vostra abitudine. Se per esempio avete avuto la nonna o la mamma che lavoravano a maglia, vedrete che vi verrà spontaneo tenere l'uncinetto tunisino come tenevano la nonna o la mamma mentre lavoravano a maglia. Quindi, perché a me così è successo, quindi poi dipende poi da sono cose poi personali. Allora, cominciando a lavorare, facciamo le nostre catenelle, facciamo 15 catenelle e in questo momento per fare le catenelle lo tengo normalmente, come si tiene un uncinetto normale, no? E faccio il mio capietto iniziale e le mie 15 catenelle per ripassare un po' l'inizio. E fatte le nostre 15 catenelle, quindi cominciamo anche per raccogliere le maglie. Qui lo tengo così come tengo normalmente l'uncinetto. E abbiamo detto, inseriamo l'uncinetto nella catenella, prendiamo la maglia da dietro e la teniamo sull'uncinetto. Di nuovo inseriamo l'uncinetto nella catenella, prendiamo la maglia e la teniamo sull'uncinetto. Ancora inseriamo nella catenella successiva l'uncinetto, prendiamo la maglia e la teniamo. Ancora inseriamo nella maglia successiva, nella catenella successiva l'uncinetto e prendiamo la maglia che teniamo sull'uncinetto. Ancora nella catenella successiva e ancora in quella successiva inseriamo l'uncinetto, tiriamo fuori un filo e lo teniamo sull'uncinetto. Inseriamo nella catenella l'uncinetto, prendiamo il filo da dietro e lo teniamo sull'uncinetto. Inseriamo
l'uncinetto nella catenella, prendiamo il filo e lo teniamo sull'uncinetto, ancora in quella successiva, nella catenella successiva inseriamo l'uncinetto, prendiamo il filo e lo teniamo dietro, ancora in quella successiva, fino a finire le nostre catenelle di base che abbiamo fatto. E questo è il questa è la riga di andata. Adesso facciamo un gettato. Adesso, come vedete, cambio posizione della mano perché a me fa più comodo cambiare e tenere come tengo il ferro quando lavoro a maglia, perché in questo modo gestisco le maglie, come vedete muovo la mia mano e così in questo modo controllo se sono strette le maglie o no, e il mio modo è il modo per tenere le maglie larghe al punto giusto. Quindi adesso prendo, come quando lavoro a maglia, le mie maglie così, con la mano tengo così, e ovviamente poi questo lo tengo col dito come faccio all'uncinetto normale, ma se vedrete, se osservate un pochino, la mia mano, questa sinistra, simula il movimento della mano quando lavoro a maglia. Quindi questa mano destra la uso come quando lavoro a maglia, e questa mano sinistra da una parte tiene il filo come normalmente tengo il filo per lavorare all'uncinetto, ma contemporaneamente la mia mano simula, lo vedrete, osserverete che la mia mano simula il movimento della mano quando lavoro a maglia. Quindi adesso prendiamo la prima, facciamo un gettato, perché siamo sempre, ricordo, alla riga, al giro dell'inizio, e stiamo tornando, siamo alla riga di ritorno, quindi la prima maglia la lavoro da sola e le altre un gettato e lavoro le due maglie insieme. Vedete, perché così sposto, in questo modo sposto, avvicino sempre le maglie verso l'inizio dell'uncinetto. Allora, un gettato e due maglie. Vedete, piano piano avvicino con la mano le maglie alla punta dell'uncinetto, un gettato e lavoro le due maglie insieme, un gettato, le altre due maglie insieme, e sto avvicinando piano piano con la mano le maglie vicino qui da poter lavorare facilmente, un gettato, due maglie, un gettato, due maglie, un gettato, lavoriamo le altre due maglie ancora, un gettato e ancora le due maglie. Con le dita tengo qua per tirare, quando passo il filo dalle due maglie, leggermente tiro per agevolare un po' il passaggio. Un gettato, tiro un pochino, tengo come vedete qui e faccio passare il filo attraverso le due maglie. Un gettato, passo attraverso le altre due maglie, un gettato, le altre due maglie. Faccio un po' più velocemente questo primo passaggio perché lo conosciamo già, e per chi non se lo ricorda, alla fine di questo tutorial troverete anche come avviare.
Allora, un gettato e faccio passare il filo attraverso le due maglie, un gettato, faccio passare attraverso le due maglie il filo, ancora un gettato, ancora due maglie e ancora un gettato e le ultime due maglie. Questo è sempre l'inizio. L'abbiamo già fatto, no? Adesso io continuo a tenere il mio uncinetto in questo modo, con la mano così, perché così poi sposterò verso destra le maglie che raccoglierò qui sopra. Adesso, per lavorare all'uncinetto tunisino, utilizziamo queste linee verticali. Le vedete? Per fare la maglia di base e anche altre maglie, utilizziamo queste linee verticali, lavoriamo su queste linee. Quindi lascio la prima, questa che coincide qui con la mia prima, questa iniziale, la lascio questa e passo alla seconda e inserisco l'uncinetto sotto questa linea qua, prendo il filo e lo tengo sull'uncinetto. Adesso, come inizio, non vi preoccupate su come tenere l'uncinetto, comunque tenetelo in modo più comodo a voi, perché all'andata non è difficile, uno può tenerlo anche come un uncinetto normale. Il ritorno è quello che è meglio tenerlo nel modo giusto sin dall'inizio, così uno si abitua. Adesso, questa è la linea successiva, passo sotto, prendo il filo e lo passo qua e lo tengo sull'uncinetto. Questa è l'altra linea verticale successiva, passo l'uncinetto sotto, prendo il filo e lo passo qui sotto. E lo tengo sull'uncinetto. Andiamo. La linea successiva, passo l'uncinetto qui sopra, prendo il filo e lo passo qui sotto e lo tengo sull'uncinetto. Questa è la linea successiva, un gettato e passo il filo qui sotto. Linea verticale successiva, passo l'uncinetto sotto, faccio un gettato, prendo il filo e lo tengo sull'uncinetto. Questa è la linea verticale successiva, passo l'uncinetto qui sotto, un gettato e prendo il filo e lo passo qui sotto. Andiamo, questa è la linea verticale successiva. Inserisco qui sotto l'uncinetto, prendo il filo che sta dietro, cioè faccio un gettato e lo faccio passare qui sotto. Linea verticale successiva, inserisco l'uncinetto qui sotto, prendo il filo e lo faccio passare da qui sotto. Ancora linea verticale successiva, un gettato e faccio passare il filo qui sotto, linea verticale successiva, un gettato e prendo il filo, lo faccio passare qui sotto, tengo tutte le maglie sull'uncinetto. Stiamo andando adesso, questa è la riga di andata. Linea verticale successiva, passo l'uncinetto, infilo l'uncinetto qui sotto, prendo il filo da qui dietro, cioè faccio un gettato e faccio passare qui sotto il filo e lo tengo sull'uncinetto. Linea verticale successiva, un gettato e faccio passare qui sotto il filo. Linea verticale successiva, un gettato e faccio passare l'uncinetto qui sotto e linea finale, prendo l'uncinetto e lo tengo sul mio prendo il filo e lo tengo sul mio uncinetto, scusate.
Adesso, come per quando abbiamo avviato, allora un gettato e lavoro la prima maglia da sola. Questo spesso, ripeto, questo passare e lavorare una maglia solo, di solito si chiama fare una catenella. Quindi se in qualche schema leggete fate una catenella, non è altro che questo. Poi dopo sono altre le catenelle che bisogna fare per fare altre maglie. A questo punto è questo che ci interessa, che in pratica significa fate passare, lavorate una maglia insieme, un gettato, e come abbiamo fatto per l'inizio, facciamo passare il filo attraverso le due maglie. Vedete? Perché io, vedete, le maglie devono essere come quando uno lavora a maglia, devono potersi spostare sul ferro, sull'uncinetto. E tenendo così io sposto poi avvicino le maglie per poter, e intanto tengo così con le dita perché così tiro leggermente da agevolare un po' questo passaggio. Allora, un gettato, passo il filo attraverso due maglie. Un gettato, passo il filo attraverso due maglie, un gettato, passo il filo attraverso le due maglie, un gettato, passo il filo attraverso le due maglie. La riga di ritorno spesso è la stessa in quasi tutte le maglie. Quindi questa abitudine la dovete fare al ritorno. Un gettato e faccio passare il filo attraverso queste due maglie, un gettato e faccio passare il filo attraverso le due maglie successive, un gettato, faccio passare il filo attraverso le due maglie successive, un gettato e faccio passare il filo attraverso le due maglie successive, un gettato, divento ripetitiva e noiosa, lo so, ma bisogna fissare nella mente che facciamo il gettato e prendiamo le maglie insieme. Ecco. La prima la lavoriamo da sola, abbiamo detto. Le altre due a due. Fatta la prima riga completa della maglia di base, della maglia semplice. Andiamo a fare la seconda riga, è la stessa cosa. Adesso lasciamo la prima linea verticale, andiamo, inseriamo l'uncinetto sotto la seconda, un gettato, prendiamo il filo e vedrete come si trasforma adesso questo, perché adesso questo lo vedete un pochino. Non è finito. Questo punto adesso lo stiamo rifinendo piano piano con questo secondo passaggio. Adesso la linea verticale, passo sotto l'uncinetto, un gettato e prendo il filo. E vedete, cambia perché qui riempiamo, qui ha dei vuoti, come vedete. Adesso lavorando riempiamo questi vuoti. Questa è la linea verticale successiva. Inseriamo l'uncinetto, prendiamo il filo e lo teniamo sull'uncinetto. Linea verticale successiva. Inseriamo l'uncinetto, prendiamo il filo e lo passiamo qui sotto e lo teniamo nell'uncinetto. Linea verticale successiva. Prendiamo il filo qui e lo teniamo sull'uncinetto. Vedete la differenza fra qua e qui si vede già la differenza. Adesso linea verticale successiva. Prendiamo il filo, lo passiamo qui sotto e lo teniamo sull'uncinetto. Linea verticale successiva. Prendiamo il filo, cioè facciamo un gettato,
facciamo passare il filo qui e lo teniamo sull'uncinetto. Linea verticale successiva, eccola, un gettato e facciamo passare il filo qui sotto. Linea, vedete come tengo? A me fa comodo così e con questa mano simulo l'altro ferro, perché in pratica, anche se non si non è esattamente lavorare a maglia, però allora inserisco l'uncinetto sotto questa linea verticale successiva e prendo il filo, linea verticale successiva, un gettato e faccio passare il filo qui sotto, linea verticale successiva, un gettato e faccio passare il filo qui sotto, linea verticale successiva, un gettato e faccio passare il filo qui sotto, linea verticale successiva, faccio un gettato, prendo il filo, lo faccio passare qui sotto e la mano a me, perché io mi ricordo mamma e nonna che tenevano così il ferro per lavorare e che raccoglievano, tenevano sotto la mano le maglie per tenerle per non perderle. Quindi linea verticale successiva, un gettato e fine. Qui siamo qui alla fine, facciamo passare il filo ed ecco, adesso ritorniamo un gettato e lavoriamo la prima maglia da sola, poi un gettato e le due maglie insieme. D'ora in poi facciamo per il resto di questa riga, facciamo le due maglie insieme, un gettato, due maglie insieme, la prima da sola, le altre insieme, un gettato, prendiamo le due maglie insieme, un gettato, facciamo passare il filo attraverso queste le due maglie successive, un gettato, facciamo passare il filo attraverso le due maglie successive, un gettato, facciamo passare le maglie attraverso sotto le due maglie successive, un gettato e le altre due maglie, un gettato, ancora due maglie, un gettato, ancora una due maglie, un gettato, ancora 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 due maglie e un gettato, ancora due maglie. Facciamo ancora una riga così, come vedete come si vede già il punto già fatto. Facciamo ancora una riga così vediamo meglio un po' il punto. Allora lasciamo questa prima linea verticale, inseriamo l'uncinetto sotto la seconda, prendiamo il filo e lo teniamo, andiamo sotto la linea verticale successiva, prendiamo il filo e lo teniamo, andiamo sotto la linea verticale successiva, prendiamo il filo e lo teniamo, andiamo sotto la linea verticale successiva, prendiamo il filo e lo teniamo, andiamo sotto la linea verticale successiva, un gettato e teniamo il filo, sotto la linea verticale successiva, un gettato e teniamo il filo sull'uncinetto, linea verticale successiva, un gettato, facciamo passare il filo sotto la linea verticale e la teniamo sull'uncinetto, sotto la linea verticale successiva, prendiamo il filo, lo facciamo passare sotto la linea verticale successiva, un gettato, linea verticale successiva, un gettato,
facciamo passare il filo sotto questa linea verticale e teniamo il filo. Linea verticale successiva, facciamo un gettato, passiamo qui sotto il filo, lo teniamo, vedete la maglia già si vede. Linea verticale successiva, un gettato, facciamo passare il filo qui sotto, linea verticale successiva, un gettato, facciamo passare il filo qui sotto, linea verticale successiva, un gettato, e teniamo tutte queste maglie sull'uncinetto. Ultima linea, ecco. Adesso la prima, un gettato, e la lavoriamo da sola. E da ora in poi, per il resto della riga, un gettato, due fili insieme. 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 Un gettato, lavoriamo due insieme, due fili insieme. Un gettato, facciamo passare il filo sotto attraverso le due maglie successive. Un gettato, il filo attraverso due maglie successive. Un gettato, il filo attraverso le due maglie successive. Un gettato, facciamo passare il filo attraverso le due maglie successive. Un gettato, le altre due maglie, e un gettato, le ultime due maglie. Come vedete, procedendo, e poi per continuare non lavoriamo la prima linea verticale, inseriamo l'uncinetto sotto la seconda, un gettato, e facciamo passare il filo qui sotto, e ancora linea verticale successiva, un gettato, e facciamo passare qui sotto, linea verticale successiva, facciamo passare e teniamo. E quindi ecco la maglia di base dell'uncinetto, il punto tunisino sarebbe questo. Ci sono molti altri punti, ma per ora potete fare pratica con questo. Con queste 15 maglie potete fare pratica anche con un uncinetto normale, perché sono poche, e tenendo così, come vi ho fatto vedere, l'uncinetto, potete tenere bene le maglie, quindi non le perdete nemmeno. Quindi anche se non avete questo uncinetto lungo che serve per lavorare questo tipo di maglie, anche con un uncinetto normale, 15 punti, 15 catenelle, le potete fare per fare un po' di pratica. Come finire lo vedremo in un altro tutorial, perché come ho detto il modo di iniziare, di avviare, e il modo di chiudere di solito sono, cioè avviare è sempre lo stesso, per chiudere è molto molto spesso lo stesso, quindi lo vedremo in un altro tutorial. Spero di esservi stata utile anche oggi. Fate un po' di pratica
ripeto, con poche maglie potete utilizzare anche un altro uncinetto normale, con un po' di attenzione, non perdete le maglie. Grazie per essere stati con me. Alla prossima, ciao!